Bene, buongiorno a tutti, cari studenti e care studentesse. Io sono Giampaolo Nuvolati e sono il direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Oggi, con questo breve video, voglio presentarvi il Dipartimento, partendo dalla sua localizzazione nell'edificio U7 dell'Università, all'interno del campus Bicocca. Voi sapete che l'Università di Milano Bicocca è situata a nord di Milano, dove un tempo erano le fabbriche della Pirelli. Quest'area, peraltro, ha visto negli ultimi decenni uno dei processi di riqualificazione urbana più importanti d'Europa. E il campus universitario è composto da una serie di edifici che si mescolano con quelli residenziali e anche con le nuove infrastrutture del quartiere Bicocca. Bicocca è oggi facilmente raggiungibile anche, voglio ricordarlo, con vari mezzi, compresa la metropolitana. Ecco, da questa vista dall'alto voi vedete dove è ubicato l'edificio U7, U sta per università, e lì si trova il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Parliamo adesso del nostro dipartimento. Intanto, la facoltà di Sociologia. Oggi è il Dipartimento, no? Dopo la riforma del 2010, dove la facoltà e il Dipartimento sono stati accorpati in un'unica struttura. Bene, questa facoltà di Sociologia, poi Dipartimento, è molto giovane, tanto quanto l'Università di Milano Bicocca, ha dunque circa 22 anni. Però, nonostante sia così giovane, negli anni il Dipartimento è stato in grado di raggiungere obiettivi importanti. In particolare, è stato in grado di costituire un centro di eccellenza per la ricerca sociologica e di offrire agli studenti opportunità formative di elevata qualità. Ecco, lo ha fatto, tutti questi due obiettivi che ha raggiunto, acquisendo una notevole reputazione a livello nazionale, collocandosi sempre ai primi posti delle graduatorie sulla qualità dei dipartimenti di scienze sociali che sono state realizzate, questi ranking, dagli istituti specializzati. È molto importante poi ricordare che nel 2018 Dipartimento di Sociologia e della Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca ha ricevuto dal MIU la qualifica di Dipartimento di Eccellenza. Bene, questo riconoscimento e anche relativo finanziamento che ne è conseguito ha consentito al Dipartimento di potenziare ulteriormente la propria attività di ricerca e di didattica. Questo è un aspetto particolarmente rilevante che qualifica appunto il nostro Dipartimento. Veniamo un po' a qualche numero. Il Dipartimento si compone di circa 70 docenti, tra i ricercatori, comunque tra prime fasce, quindi professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo determinato e indeterminato, ma poi ci sono tutta una serie di altri collaboratori, di ricercatori che lavorano nel nostro Dipartimento, lavorano, studiano nel nostro Dipartimento. Sono circa 50 dottorandi, borsisti e assegnisti. Quindi, tra i docenti e anche questi altri collaboratori, noi arriviamo a circa 120 membri. Una delle caratteristiche del nostro dipartimento è l'alta multidisciplinarità della didattica. Infatti abbiamo insegnamenti di antropologia, demografia, diritto, economia, filosofia, geografia, matematica, statistica e storia. Ad oggi, cioè, scusate, ad oggi, al momento, scusate, gli studenti totali che sono iscritti ai nostri corsi triennali e magistrali sono circa 2.800. Io sono il direttore del Dipartimento e sono coadiuvato dal vice direttore, che è il professor Gianmarco Navarini. Ecco, veniamo un po' ad una breve sintesi con questa slide di quello che è il sistema universitario italiano, che voi probabilmente conoscete piuttosto bene. Uno studente può iscriversi e frequentare una laurea triennale e, dopo aver conseguito i 180 CFU, sostenere una relazione finale e quindi conseguire anche la laurea triennale in una, come dire, delle discipline da lui preferite. E dopodiché, a questo punto, potrà benissimo iscriversi ad un master di primo livello, oppure anche continuare il suo percorso formativo iscrivendosi a una laurea magistrale, anche in questo caso dopo il conseguimento, l'ottenimento di 120 CFU, dopo la presentazione di una tesi, conseguirà il titolo di laureato magistrale
per un corso di laurea, per il corso di laurea da lui prescelto. Chi vuole ulteriormente proseguire nella formazione, nella sua carriera universitaria, poi può partecipare ad un concorso per un dottorato di ricerca. Bene, vediamo dunque quali sono le lauree triennali e magistrali che vengono offerte dal nostro Dipartimento. Allora, le triennali, abbiamo la triennale in sociologia, in servizio sociale, in scienze del turismo e in scienza dell'organizzazione. E per quanto riguarda invece le magistrali, abbiamo analisi dei processi sociali, programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali, turismo, territorio e sviluppo locale. Fino all'anno scorso noi avevamo un ulteriore ottavo corso di laurea, management e design dei servizi, che al momento fa sempre parte dell'offerta formativa dell'Ateneo, ma afferisce ad un altro dipartimento, in questo caso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Diritto per l'Economia. Una cosa molto importante da dire è che ovviamente chi consegue il diploma, la laurea, scusate, triennale, può ovviamente iscriversi a qualsiasi di questi corsi magistrali che noi abbiamo qui presentato. Ovviamente, diciamo che, come dire, in alcuni casi alcuni percorsi sono più naturali, quindi chi ha fatto la triennale in sociologia molto spesso continua il suo percorso formativo iscrivendosi a analisi dei processi sociali, che si occupa del servizio sociale, a sua volta molto spesso vede come sbocco naturale per una magistrale quello di iscriversi a programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali. E così vale per scienze del turismo, quindi a scienze del turismo poi si prosegue nella formazione sui temi che riguardano il turismo con la magistrale di turismo, territorio e sviluppo locale. Infine la stessa cosa si può dire per scienze dell'organizzazione e management e design dei servizi. Però, ripeto ancora una volta, non necessariamente esiste, come dire, un obbligo perché si determini questa filiera. Ciascuno, anche alla luce soprattutto di quelle che sono le sue curiosità, di quelli che sono i suoi interessi che ha coltivato nella triennale, può decidere di orientarsi nella scelta di magistrali in un corso diverso, quindi chi fa sociologia può benissimo poi iscriversi a turismo, territorio e sviluppo locale e allo stesso modo chi fa scienze del turismo può benissimo iscriversi a una magistrale del tipo analisi dei processi sociali. Ecco, io non entro adesso nel merito di queste lauree triennali, perché non entro? Perché voi sapete che ciascun corso di laurea poi avrà una presentazione a sé. Però, come dire, leggerò insieme a voi quelli che sono gli obiettivi fondamentali che si pongono questi 7 corsi di laurea. Sociologia si propone di fornire gli strumenti concettuali e metodologici necessari per comprendere il funzionamento delle società complesse. Servizio sociale, come dice la parola stessa, è maggiormente orientata alla comprensione e interpretazione dei mutamenti sociali, prestando particolare attenzione alla struttura organizzativa e progettuale degli interventi sociali. Scienze del turismo, orientato allo studio del turismo come fenomeno globale, ma guardando anche il turismo come un'occasione, una risorsa importante, un'occasione importante di sviluppo locale. Infine, scienze dell'organizzazione, che si propone di fornire gli strumenti concettuali e metodologici al fine di studiare i fenomeni organizzativi e istituzionali contemporanei. Ecco, questo, come dire, è ovviamente un'illustrazione molto rapida perché, come ripeto, ci saranno altre presentazioni offerte dei singoli corsi di laurea che entreranno molto di più nel dettaglio. Vediamo le lauree magistrali. Le lauree magistrali è un'analisi di processi sociali che intende offrire agli studenti competenze, far sì che gli studenti sviluppino competenze per leggere la società nelle sue dinamiche di trasformazione. Ecco, qui noi abbiamo 3 curricula, come dire, 3 indirizzi differenti. Uno riguarda le problematiche che ho appena indicato declinate sul tema città e territorio, oppure sul lavoro, imprese e società, oppure sulla società della conoscenza. Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali prepara figure professionali, esperte, dotate di uno spirito critico, che siano in grado di svolgere funzioni di direzione, di management, di coordinamento di programmi di politiche sociali. Infine, l'ultimo che illustriamo,
semplicemente ultimo nel senso quello dell'alfabetico, delle lauree magistrali, turismo, territorio e sviluppo locale, che offre un insieme di conoscenze e competenze interdisciplinari volte ad un'analisi, ad uno studio approfondito di quelle che sono le attività turistiche e delle loro relazioni con il territorio. Bene, proseguiamo e passiamo alla slide successiva che ha a che fare in questo caso con i programmi, i corsi di PhD, che sono ovviamente in inglese. Abbiamo due corsi di dottorato, due dottorati di ricerca. Il primo ASEP, che è appunto è l'acronimo di Analysis of Social and Economic Processes, e in questo caso diciamo il dottorato si occupa prevalentemente delle questioni teoriche e metodologiche inerenti all'analisi dei fenomeni sociali, quindi ha un approccio molto generale che riguarda soprattutto le tecniche e i metodi, o meglio alcuni fuochi molto mirati sulle metodologie che consentono di analizzare le trasformazioni sociali nel loro complesso, mentre invece l'altro corso Urbeo, Urban Studies, ovviamente come dice il titolo stesso, è molto più, focalizza molto di più la propria attenzione sulle dinamiche sociali nei contesti urbani. Ecco, dal punto di vista della formazione, quali sono le attività formative prevalenti? Ovviamente ci sono le lezioni, ma poi ci saranno anche altre opportunità formative molto importanti come gli stage, che sono attività rivolte a facilitare l'inserimento dello studente nel mondo del lavoro, il tirocinio, attività in questo caso che hanno un carattere molto più professionalizzante, e infine i laboratori, attività seminariali di varia natura a scelta che consentiranno di approfondire alcuni dei temi che vengono trattati nei corsi. Bene, anche un altro capitolo molto importante è sicuramente dato dall'internazionalizzazione, che è uno degli obiettivi che si è dato in generale l'Ateneo, ma anche in particolare il Dipartimento della Sociologia e Ricerca Sociale, che ad oggi ha creato e rafforzato rapporti con ben 77 università dell'Unione Europea, con le quali come Dipartimento noi abbiamo avuto molti scambi per il programma Erasmus Plus. Ovviamente poi ci sono anche altre occasioni di mobilità e in questo caso noi sappiamo che ci sono anche occasioni e opportunità di traineeship che sono invece presso aziende ed enti stranieri. Ci stiamo avviando già verso la conclusione di questa brevissima presentazione, poi ovviamente siccome si tratta di una registrazione avrete modo di rileggere con più calma quelle che sono le informazioni che vi sto dando e che sono presenti nel PowerPoint. Ecco, quali sono le indicazioni principali che vi devono in un modo o nell'altro muovere e orientare nella scelta di un corso di laurea? Ecco, non entro nel merito di tutti questi punti, però la cosa importante è che sia, la cosa importante che voglio dirvi è che la vostra scelta, che è molto importante, è una scelta molto importante, quella che voi farete, deve essere più consapevole e mirata. Dovete fare in questa fase della vostra vita uno sforzo per raccogliere le informazioni, per condividerle con altri, per chiedere soprattutto, no? Per chiedere informazioni, di modo tale che questo momento, questo passaggio importante sia poi foriero, no? di uno sviluppo positivo, di modo che voi possiate intraprendere una carriera universitaria che vi dà soddisfazione al di là dei risultati che potrete conseguire, anche perché avrete modo di studiare una materia, una disciplina che avete scelto, e questo è veramente un aspetto molto importante. Ecco, voi sapete benissimo, anche qui un altro tema oggi all'ordine del giorno assolutamente, ed è il problema più rilevante, no? Nella fase che stiamo attraversando come paese Italia, ma comunque come Europa, come mondo, voi sapete che siamo in piena pandemia Covid-19. Allora, che cosa ha fatto l'Ateneo? Ha fatto uno sforzo straordinario perché le lezioni siano a distanza, perché gli esami siano a distanza, perché anche il conferimento, il momento della discussione della tesi di laurea magistrale sia a distanza.
Ecco, questo, il fatto che voi siate chiamati in questa fase a relazionarvi a distanza con l'Ateneo, prima che si torni alla piena normalità, ahimè, vedremo, speriamo già che a settembre la situazione sia migliore, ma non abbiamo certezza. Però, pur, ripeto, lavorando a distanza, è molto importante che voi prendiate comunque confidenza con l'Ateneo. Frequentando i vari corsi, okay, non sarete qui, ma da remoto, cercando di continuare di come dire, scaricare le lezioni o di seguirle, di fare le vostre letture, di recuperare i volumi che mi consentono l'approfondimento, i testi di esame. Attivate gruppi di studio, cercate di tenervi in contatto anche con gli altri studenti. No, cercate di sviluppare quello che viene chiamato un capitale sociale. L'università è un'occasione per conoscere tante persone, forse anche per fare amicizie che poi dureranno tutta la vita, no? Quindi questo è un aspetto molto importante. Cercate di tenere, di sviluppare connessioni tra i temi, gli approcci, le discipline. Usate le attività di sostegno, cogliete l'occasione di partecipare al programma Erasmus quando la mobilità ovviamente sarà consentita, quando tutti i limiti che oggi vengono posti dalla pandemia, dal Covid-19, si saranno risolti. E approfittate dell'offerta di laboratori, stage, attività extra. Usate con consapevolezza gli strumenti che avete a disposizione per esprimere le vostre opinioni e usate anche il rappresentante degli studenti. Parlate con i tutor, parlate con non solamente con i docenti, ma anche con gli altri studenti, gli altri collaboratori che fanno un po' da tramite, no? Da corpo intermedio tra voi e i docenti. Ho concluso questa breve introduzione, qui ci sono una serie di link che vi consentono di approfondire alcune tematiche. Uno, il primo link riguarda l'Ateneo nel suo complesso, poi ce n'è uno specifico sul Dipartimento Sociologia e infine ho pensato di inserirne un altro che ha a che fare con la newsletter che il Dipartimento produce al fine di diffondere all'esterno tutta l'attività che si svolge all'interno del Dipartimento. Io vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione e in più voglio, a nome del Dipartimento che rappresento, inviarvi un augurio sincero, un vero augurio molto sincero a tutti e tutte, perché possiate trovare la vostra strada per una piena e completa realizzazione personale. Grazie.